Allora, io ho passato il primo anno a piangere. Poi ho fatto 7 anni di analisi. Adesso è da 2 o 3 giorni che io mi trovo bene, mi sento accolta. No? Abbracciata da questa città che è affettuosa, che mi proprio. Cioè, mi sono trovata. Vabbè, perché diciamoci la verità: le differenze tra nord e sud non sono uno stereotipo, no? Siete d'accordo? Cioè, io mi dicono, ma tu bene. No, non è stereotipo, è la verità. Cioè, io ogni volta vado giù e poi ritorno su sempre. Siamo diversi proprio nell'atteggiamento, in tutto. Quanti, dai, per alzata di mano, quanti meridionali? Giuseppe, alza. Tenete su, tenete su. Ah, abbastanza. Giù. Quanti lombard? Vorrei vedere, già se chiede il cognome la metà scalano qua. E dove è Lombardo? Qualche milanese qua c'è, qualche milanese? Là, ci tengono loro. Lei signore con la barba, milanese, milanese? Issimo, milanesissimo. Posso sapere il suo cognome? Zanoncelli. Zanoncelli, sti cazzi. Zanoncelli è milanese. È milanese. Zanoncelli, come ti trovi come minoranza etnica a Milano? Le dure. È difficile, vero? Le dure, le dure. Traduco per i siciliani che verranno, Maria Santa. È difficile, è difficile. Vabbè, allora, differenze tra nord e sud. Diciamo che le cose fondamentali sono rapporto col cibo, rapporto col tempo. Mondo si apre, ecco. Allora, rapporto col cibo, per noi meridionali il cibo è legato alla sfera emotiva. Cioè, voi qua a Milano, al nord, per dimostrare l'affetto regalate mazzi di fiori, noi casse di pesce, fette di carne, vassoi di dolci. Voi ci avete il weekend, no? Avete il weekend? Noi no, perché noi abbiamo il pranzo della domenica coi parenti, che dura comunque 2 giorni. Uno per mangiare, l'altro per digerire. È tipo brunch. Solo che noi al posto di eggs and bacon, orange juice e cheesecake ci abbiamo pasta con le sarde, melanzane mottunate e cazzilli fritti. Poco più pesante. Poco più pesante. Facciamo questi pranzi con tutti i parenti, no? Per i miei parenti io sono un disonore perché sono magra, no? Cioè loro proprio mi vorrebbero nascondere, solo che ormai gli viene difficilissimo. Però veramente io per loro sono, cioè infatti quando facciamo i pranzi, le cose con i parenti, ma loro a me neanche mi rivolgono la parola. Vi giuro, mi guardano e basta. Si mettono là. Che si secca. Ma mangi? Mua. Mangia, mangia. E mangia. Ma mangi? Telefonate anonime di notte. Mangia, mangia, mangia. Perché sono fissati. Allora io telefono a mia madre e le dico: mamma, arrivo domani con l'aereo da Milano. Non è che mi chieda a che ora atterri, ma che cosa vuoi mangiare? Ma che ne so? Che cosa vuoi mangiare? No. È follia pura. Tra l'altro noi meridionali siamo convinti che le cose buone da mangiare ce le abbiamo solo noi. Ma che fa? Cioè, abbiamo un'apertura mentale noi, guarda una cosa. Solo noi, ma c'ha farà polenta, cassola, ma vaffanculo. Ma per cortesia. Non esiste proprio. Per noi solo. Tanto è vero che sui voli da Palermo a Milano, Palermo a Torino, ma che cosa non ci portiamo? Di tutto! Cassate, cannoli, arancine, caciocavalli, pane, biscotti, verdure. La puzza su quei voli. I voli da Palermo a Milano sono gli unici in cui sono i passeggeri a dare da mangiare alle hostess.
Noi non ci abbiamo le cappelliere, ci abbiamo i frigobar direttamente. Sì, là. Le hostess ci odiano, infatti, hanno meridionali, ci odiano, che lo sanno, perché pare che caricare un aereo ci mettono il triplo loro, quindi c'ho un'altra caratteristica che fa capire se sui voli ci sono i meridionali, è che all'atterraggio scatta l'applauso liberatorio, come se fosse un evento straordinario, che il pilota riesce a centrare la pista, che pure lui si gira e dice: oh, grazie per la fiducia.